Buongiorno Roberto Fico, benvenuto. Lei è qui, è stato invitato oggi a In Mezz'ora come Presidente della Commissione di Vigilanza, Vigilanza della RAI. Lei è parte di un partito di opposizione M5S, ma è anche il Presidente per l'appunto di questa Commissione che tradizionalmente insieme ad altre trasmissioni, anzi, altre commissioni viene affidata appositamente, diciamo, a membri dell'opposizione. Allora, però, insomma, lei è qui in una situazione abbastanza complicata perché dovrà parlare anche alle aziende e soprattutto ai nostri spettatori. Noi abbiamo voluto fare, come facciamo spesso, un discorso sulla RAI, anche se spesso ha creato problemi, no? Questa nostra voglia di parlare della RAI dentro la RAI, ma continuiamo a pensarlo perché la RAI è dei cittadini e credo che le informazioni debbano averle dalla RAI stessa e non da altri giornali o da altre reti televisive. I cittadini italiani che pagano il canone, esatto. E dal Presidente anche della Commissione, esatto, ovvero da me, avranno tutte le informazioni necessarie, esatto, a comprendere, esatto, bene ciò, esatto, che qui si sta muovendo. In questo spirito, naturalmente, io ho invitato anche Campo Dall'Orto, ma anche mi è capitato di parlare con membri della Commissione di Vigilanza passata, con membri interni, eccetera, quindi io questo credo sia uno utile lavoro per il nostro pubblico che ci paga. Allora, la RAI è di nuovo in una crisi gravissima, è rimasta senza testa, decapitata metaforicamente, del suo capo, il DG Antonio Campo Dall'Orto, che si è dimesso venerdì. Ed è quindi senza una guida, cioè la sua guida principale, operativa, perché poi la Presidenza ha altri ruoli, e in un momento in cui si avvicinano le elezioni. La RAI vive una crisi ai vertici, perché è sotto gli occhi di tutti che è il grande fallimento anche verso la RAI di una persona che si chiama Matteo Renzi, perché Matteo Renzi è colui che ha scelto il direttore generale della RAI, è colui che ha voluto approvare una legge sulla governance della RAI in Parlamento in opposizione a quella del Movimento 5 Stelle con la sua maggioranza, ed è la persona insieme al suo partito, il Partito Democratico, sì, che ha scelto la maggioranza dei consiglieri di amministrazione all'interno dell'azienda. Qualsiasi cosa quindi si è mossa e si muove oggi è stata colpa di una persona, di Matteo Renzi, del Partito Democratico, ma con i dati di fatto che le ho appena detto. Va bene, questo diciamo è la lettura politica. Devo subito dirle che oggi sul Messaggero, diciamo, lo stesso Matteo Renzi in una lunghissima intervista dice: cerca di smarcarsi. A quelli che dicono che noi abbiamo cacciato il DG, ricordo che la persona che conosco meglio nel CDA, Guelfo Guelfi, che infatti è un fiorentino, fin dall'inizio si è detto che fosse molto vicino, quello più vicino a Matteo Renzi, è l'unico ad aver votato a favore del piano di Campo Dall'Orto. Questo non dimostra, poi dice, questo non dimostra assolutamente niente, soprattutto perché... Come si il, spiega però questo voto lei di... Me lo spiego nel senso che il portavoce o capo della comunicazione di Matteo Renzi è Ansaldi, che è segretario della Commissione di Vigilanza, e non passa giorno che il portavoce di Renzi non tiri bordate alla RAI e all'amministratore delegato. Quindi se io avessi un portavoce, il mio portavoce tirasse quotidianamente bordate al direttore generale Campo Dall'Orto, è chiaro che il mio pensiero è di fare fuori Campo Dall'Orto, quello sarebbe. E perciò è solamente... Però Guelfo Guelfi è un trucco secondo me per smarcarsi dalle proprie responsabilità. Io odio chi non ha il coraggio di ammettere che invece si è lavorato per far fuori Campo Dall'Orto, perché basterebbe dirlo: ho lavorato per questo, invece adesso si tira fuori da una partita che lui ha creato. Io non voglio personalizzare in questo momento lo scontro Renzi, perché non mi piace neanche molto parlare di Renzi, perché quando parli di Renzi poi non parli di temi, esatto. Però è anche vero che la crisi di questo momento è attribuibile a chi ha fatto delle scelte, e questa persona ha fatto delle scelte. Va bene, però diciamo, c'è sicuramente diciamo, un aspetto politico, perché la RAI è sempre così, in ogni governo ha avuto... Sì, però è sempre così per responsabilità dei partiti politici e dei governi che si sono succeduti. Però diciamo, questa è anche una grandissima azienda sostanzialmente, no? Cioè lei dunque pensa, è una grande azienda ed è un'azienda che diciamo col suo operare impatta sull'opinione dei cittadini, su quello che loro vedono, sulle opinioni che si formano. Lei ha difeso praticamente, lei come commissario, come capo della vigilanza ha difeso Campo Dall'Orto in questo ultimo periodo, no? Non ho difeso Campo Dall'Orto, dico solamente che si è fatta un'operazione
costante per delegittimare qualsiasi operato di questo direttore generale. E allora il direttore generale deve essere una persona indipendente, l'ho detto dall'inizio, con coraggio deve portare avanti delle rivoluzioni all'interno dell'azienda. Se con coraggio va avanti in modo indipendente, allora a quel punto, come presidente di commissione e come cittadino italiano, so che può rispettare un mandato. Se non lo fa, e allora può, secondo me, andare a casa. In questo caso qui, Renzi, il Partito Democratico, è andato contro Campo dall'Orto in tutti i modi, perché probabilmente non si è andato un po' oltre quello che volevano, oppure non è riuscito a fare delle cose che invece loro volevano. La cosa che più imputano a Campo dall'Orto e a tutta l'azienda è la perdita del referendum costituzionale. Il referendum, come sappiamo, Renzi l'ha perso, si è dimesso e di conseguenza è iniziata la bordata verso Campo dall'Orto. In commissioni di vigilanza avete avuto prove di questo, diciamo, desiderio di Renzi? No, qui non c'è bisogno di una prova specifica. Basta leggere le continue giornaliere, agenzie, bordate, interrogazioni che il Partito Democratico, che ha messo Campo dall'Orto, fa a Campo dall'Orto. Non c'è bisogno di prove, queste sono le prove. Oppure che il portavoce, come Michele Anzaldi, segretario della Vigilanza, insomma l'ha dimesso Anzaldi, ma lei mi dice che l'ha dimesso Anzaldi alla Anzaldi fine. Anzaldi è il capo della comunicazione scelto da Renzi, quindi di conseguenza se scrive qualcosa Anzaldi penso che Renzi pensi la stessa cosa, ecco, giusto? Però, diciamo, io detto questo poi ci nuovo sono gli errori, perché poi noi dobbiamo ragionare in modo equidistante. Io non voglio fare un processo a Campo dall'Orto, si è dimesso qualunque cosa, come dire, quando una persona si dimette si rispetta il gesto, è un gesto comunque di trasparenza, di presa d'atto. Se ci fosse Campo dall'Orto farei a lui la discussione qui, certo, a me discussione con lui farei una discussione, farei una serie di domande, però appunto questo non è il luogo per fare un processo a Campo dall'Orto, però secondo me è utile che lei sia qui per tentare di fare un focus su quello che è successo nel frattempo in Rai, perché noi che per esempio lavoriamo in Rai, tutti questi grandi discorsi li subiamo sicuramente, perché l'impatto della politica, del governo, dei governi, mi creda, io sono qui da sufficiente tempo per sapere che la storia è sempre la stessa. In Rai si arriva con le promesse della Rai di una politica, la politica faccia un passo indietro, la politica faccia un passo indietro e poi la politica non lo fa mai. Tra l'altro voi promettete che non farete la stessa cosa se mai vincete elezioni. Ma noi non solo lo promettiamo, io le dico due cose. Primo, il mio ruolo da Presidente di Commissione della Vigilanza l'ho interpretato in un modo totalmente diverso dal passato, equidistante da tutti, anche dal Movimento 5 Stelle, lavorando nel rispetto del regolamento della Commissione, e non ho mai, e già l'ho detto più volte, alzato il telefono, e qui mi si è testimone tutta l'azienda, per influenzare una notizia, per parlare con un direttore di un telegiornale. Allora ci sono anche cambiamenti culturali che si portano avanti con l'esempio personale, e io l'esempio in 4 anni e mezzo l'ho dato, e l'ho dato ogni giorno con il mio lavoro. Secondo, abbiamo presentato una legge del Movimento 5 Stelle che riforma la governance della RAI e leva definitivamente con la nostra legge il cordone ombelicale che lega governo, partiti a questa azienda, lasciandola libera di fare informazione, libera di crescere, libera di svilupparsi nell'interesse di coloro che pagano il canone. Questo casomai andasse al governo. No, questo è già un fatto, perché Renzi con la sua legge è andato in una direzione, è successo quello che è successo in questi giorni, con la nostra legge si andava nella direzione opposta. Però, adesso a questo punto arriviamo un attimo, diciamo, all'azienda come azienda, perché poi un'azienda così è un'azienda che se subisce critiche o fa errori e roba di questo genere lo fa soprattutto come un'azienda, no? Cioè ci sono delle cose che in questo periodo... È un'azienda pubblica? Un'azienda pubblica, un'azienda grande, che peraltro in termini di dati non va male, perché la pubblicità è aumentata, il bilancio è andato bene anche, e questo dovremmo spiegarlo, i soldi che sono stati messi nel canone, i soldi in più che sono stati messi nel canone, che sono stati recuperati tramite la messa in bolletta dell'elettricità, non sono quasi tutti andati alla RAI, quindi è stato un bilancio in positivo, però ci sono state delle cose, diciamo, sbagliate. Quali sono state le cose, le principali cose che non funzionano nella RAI e che continueranno a determinare il suo destino prossimo? Cosa prima di tutto?
In questi 4 anni ciò che la Commissione tutta ha fatto è cercare di attuare la trasparenza all'interno della Commissione e poi sulla RAI. Sì. Il fatto che fosse presentato il piano industriale in diretta streaming, il bilancio in diretta streaming in Commissione, che avessimo parlato di conflitti di interesse, di avessimo parlato delle società che lavorano con la RAI e a cui viene destinato gran parte dei soldi magari per la produzione delle fiction, ha creato così un sistema di trasparenza che ha portato anche oggi la RAI ad avere i conti molto più in regola del passato. Quindi da questo punto di vista, a livello finanziario, la RAI sta vivendo un buon momento. Ciò che non va, secondo me, è soprattutto l'informazione dei telegiornali. Ma le dico due motivi. Primo, non condivido, ma io non devo mettere bocca perché sia sono il Presidente della Commissione di Vigilanza, sia sono un parlamentare con delle scelte rispetto ai direttori dei telegiornali, ma hanno agito in contiguità totale con il passato, senza rinnovare davvero i telegiornali, senza fare un altro tipo di informazione, dare degli approfondimenti migliori. Avere 3 telegiornali che sono un po' uguali a se stessi ormai, in un'epoca molto veloce e in evoluzione, con un web che ancora della RAI, un web, una rete della RAI, internet, che ancora fatica a trovare una sua collocazione nel mondo del web, io credo che qui ci sia stato l'errore principale, di non avere la forza. Questo è stato l'errore principale, sì, diciamo, di Campo d'Allorto. È stato l'errore principale di Dubitosi, è stato l'errore principale, sì, di Campo d'Allorto, perché quando metti mano ai telegiornali, i partiti e anche i giornalisti all'interno della RAI, che magari sono stati messi o nominati da alcuni partiti politici, creano una cortina di ferro che fa sì che rimanga tutto immobile. Questo è quello che succede. Allora noi dobbiamo riuscire lì a spezzare queste catene, qui a rilanciare la RAI. Quindi lei dice che gli attuali direttori dei TG sono tutti, diciamo, proni a Renzi? Questo quello che vuole dire? No, io sto dicendo che sappiamo benissimo che, per esempio, il TG1 storicamente ha una funzione più vicina al governo. Poi è nato il TG2, poi è nato il TG3 a seconda delle aree culturali. Sì. Noi dobbiamo oggi superare questa lottizzazione del passato in riferimento ad aree culturali. Dovremmo creare un telegiornale molto più ampio, con molti più approfondimenti, che racconta storie più, secondo del territorio, che si proiettano poi nella globalizzazione. Potrebbe essere un'idea, una newsroom unica, una stanza dell'informazione unica con varie diramazioni, un coordinamento migliore tra tutti i giornalisti. Però le voglio fare un'obiezione da una persona che ci lavora dentro, sì, e ha diretto un TG. Prego. L'azienda è così grande, 13.000 dipendenti, che al proprio interno ha peraltro varissime edizioni di vari telegiornali, perché poi non sono solo quelli in chiaro, varie informazioni a vario titolo, eccetera. Se noi oggi facessimo un solo TG, perderemmo una cosa che dentro questa azienda c'è sempre stato. Ognuno di questi TG ha un suo valore nato politicamente, poi voglio dire è stato un valore che anche socialmente è diventato l'attenzione a diverse tematiche e a diverse cose. Le dico una cosa che mi renderà molto impopolare con lei e probabilmente con altri osservatori. Scrivevano oggi i giornali che la RAI ha mandato a Taormina un infinito numero, 10 o più di 10, se non addirittura 18, adesso non ricordo quanti erano. Operatori dell'informazione per seguire. Sì, inviati a Taormina. Sì. Però il problema è che la RAI ha tanti, diciamo, ha tanti posti su cui dare informazione, con tante colorature, tante cose. Le altre aziende... Cioè, la 7 c'ha un canale, Mediaset è molto meno impegnata sull'informazione. Cioè, secondo me, questa diversità, che poi spesso sembra anche una ripetizione numerica, uno spreco, è anche la ricchezza della RAI. Però io non le ho parlato in questo caso di sprechi, quindi non mi riferivo al solito, sì, sì, spreco, però io troppi, dicevo, giornalisti. Parlavo oggi per difendere un po' la RAI su questa storia, sì, qui del mandato 18 inviati. Le dico che io secondo me non quando possiamo... ero direttore del TG3 volevo il mio inviato, perché... Sì, che andava a fare le domande. Perché aveva un'idea, certo, un'idea nostra. Sì, insomma, ma io infatti no? le sto dicendo che una via potrebbe essere una
newsroom unica che è diverso da un unico telegiornale e quindi poi ci possono essere varie sezioni di approfondimento, varie diramazioni, vari inviati con culture diverse che fanno domande da angolature diverse, perché la cultura e il Rai delle differenze è sicuramente una ricchezza, però va rielaborata, riorganizzata e proiettata nei prossimi 10 anni, perché secondo me in queste condizioni non andiamo avanti. Su questo volevo anche dire che la tanto famosa BBC ha vari canali. E quando, non so, su Manchester lei vedeva differenti tipi di informazioni su tutti i vari canali della BBC, da quelli internazionali a quelli nazionali. Sì, però in generale, quindi voglio dire, in generale, su alcune cose, se dobbiamo fare il paragone con la BBC, che a me è un paragone che non piace sinceramente in generale fare, perché ogni volta che si dice qualcosa di male della Rai si paragona alla BBC e magari nessuno l'ha mai guardata la BBC, quindi si parla un po', però la BBC ha un solo telegiornale, possiamo dire, e soprattutto ha una contabilità davvero separata, perché ha un telegiornale internazionale, sì, però non raccoglie pubblicità sul territorio nazionale, raccoglie pubblicità esclusivamente su BBC World. Va bene, allora però diciamo, se questo è uno dei problemi, il piano delle news, in fondo il CDA e la Presidente che hanno votato diciamo contro il piano dell'informazione. No, io dico che non si può arrivare in quelle condizioni a presentare un piano e a votare un piano in quel clima generale, perché si è costruita una sfiducia, perché si potevano fare tanti passaggi in più per arrivare anche con un piano magari che fosse più condiviso. Se lei sente un po', in questo caso dico le parti, il Consiglio di Amministrazione e Campo dall'Orto, c'è chi dice non ha condiviso in alcun modo il piano e Campo dall'Orto che dice che più volte invece ha condiviso il piano e si è arrivati così poi a una spaccatura. Però mi sembra che lei è d'accordo un po' con quello allora, con le decisioni che ha preso il CDA, mentre invece mi pare che lei ne ha chiesto adesso diciamo la dismissione di tutto il CDA. Conferma intanto che lei pensa io che tutto il CDA se il ne debba piano, andare. Io ho chiesto il piano che è stato piano news che è stato portato in consiglio di amministrazione e l'ho chiesto in vigilanza, quindi sì, lo acquisiremo agli atti e lo renderemo pubblico e tutta la commissione ha convenuto che era un fatto necessario. Io dico che il piano news poteva essere portato, rielaborato insieme al Consiglio su alcuni punti e presentato in un momento più opportuno. Insomma, la mia domanda è, quindi non è a favore. Il CDA, tutto quello che rimane, il CDA, la Presidenza, hanno agito bene o no rispetto alla crisi in corso intorno al DG? Hanno, secondo me, agito male, molto, molto male. Si doveva appunto arrivare sia alla presentazione del piano, ad avere rapporti di altro tipo e di altro genere. C'è stata una guerra che non ha fatto bene a nessuno e si è fatta una guerra in nome dei vari riferimenti politici. La guerra che ha fatto Alfano a Gazebo, Alfano che viene dalla possiamo dire, dinastia dei Berlusconi, come Berlusconi fece l'editto bulgaro, così Alfano ha provato a fare l'editto bulgaro su Gazebo. Non gli è stato consegnato, Gazebo, ma non creda che quello non ha influito anche nelle condizioni di debolezza poi di Campo dall'Orto. Perché quando dici no ad Alfano, che è nel governo, che ha dei riferimenti all'interno del Consiglio di Amministrazione, poi significa che magari sei sfiduciato. Questo avviene, questo accade. Cioè, io spero che il Consiglio di Amministrazione abbia lavorato in indipendenza massima. Lo spero, ci voglio credere, perché è questo che deve fare un Consiglio di Amministrazione della RAI. Però se poi in cuor mio le devo dire ci credo o non ci credo. Non ci credo. No. E quindi lei pensa che se ne deve andare tutto il CDA? Io penso che a questo punto resettiamo il CDA e creiamo un CDA nuovo, con un direttore generale nuovo, per portare la campagna anche elettorale in un clima più sereno e soprattutto sopra le parti, allora, come deve essere la RAI. Allora, vediamo un attimo qui. Il CDA oggi è di nomina della Commissione di Vigilanza. Il CDA oggi con la nuova legge... Con la nuova legge invece non è più di nomina della vigilanza, ma con la nuova legge è di nomina del Parlamento. Del Parlamento, va bene. Parlamento e vigilanza. No, però il Parlamento in Camera e Senato. Sì.
Dovrebbe quindi riunirsi l'intero Parlamento e rifare il CDA, mentre invece il DG rimane a nomina del governo. A nomina del governo, certo. Anche per la nuova legge, ecco. Allora, Renzi. Intanto questo significherebbe un altro periodo di lunga crisi, perché immagini lei a fare oggi il CDA se questo non precipita di nuovo la RAI in un interim abbastanza lungo, insomma, no? È importante che la RAI segua la campagna elettorale in modo sereno, senza guerre interne, che quindi se si deve fare il direttore di alta qualità, di comprovata indipendenza, onorabilità, che possa garantire tutti verso la campagna elettorale. Cioè una sorta di commissario, le dice? Una sorta di garante più che di commissario. Garante. Ma io dico, la legge nuova, la legge nuova che ha approvato Renzi a dicembre scorso... E che profilo deve avere? Cioè, come immagina che il governo, che comunque rimane a maggioranza PD, possa nominare una figura sopra parte? Sto seguendo il suo ragionamento, sì, Non ci credo. Io lo chiedo perché è giusto che venga chiesto, ma non ci credo perché abbiamo visto il modo di ragionare di Renzi, ma non solo lo abbiamo visto, ma l'abbiamo visto negli atti, perché la legge sulla governance della RAI che Renzi ha approvato è una legge che dice una cosa semplice: il Presidente del Consiglio nomina l'amministratore delegato della RAI. Ma le pare normale che l'informazione culturale del Paese è nominata dal Presidente del Consiglio? Allora, è assoggettata psicologicamente. Chiede? Allora, qual è la soluzione? Perché chiederlo? Se la sua richiesta super partes non ci sarà? Io lo chiedo, lo pretendo, perché la RAI non è del Partito Democratico di Matteo Renzi, della maggioranza, ma è dei cittadini italiani. E in pratica allora come rimaniamo noi della RAI, ce lo dice? Voi della RAI continuate a fare il vostro lavoro serenamente nel frattempo in cui ci sarà un altro direttore o un altro consiglio di amministrazione, perché io non penso che adesso il telegiornale non va più in onda o la sua trasmissione non andrà più bene. Quindi si continuerà a lavorare, e ciò che io spero è che comunque finalmente la RAI, magari quando il Movimento 5 Stelle sarà al governo con l'approvazione di nuove norme, non sia più assoggettata a partiti politici in nessuna sfera della RAI e al governo, in modo da lavorare e camminare da sola, con un canone che va dritto e diretto solo alla RAI e non anche ad altri. Ma quindi lei non farà una campagna per le dimissioni del CDA o per avere un proprio nome, diciamo, come M5S, avrete un proprio nome che presenteremo su cui fare campagna come DG? No, come le dicevo prima, gli esempi contano più di mille parole. Io non ho fatto mai nomi e mai li farò. Dico solo che dobbiamo trovare una persona che garantisca tutti e che abbia una comprovata indipendenza data dalla sua carriera e dalla sua vita. Devo contraddirla però su una cosa che lei ha detto. Lei giustamente dice che lei non ha mai fatto delle pressioni, no? Sul governo, eccetera. Io personalmente non ne sono a conoscenza, su di me certo non ne ha fatte. E su nessuno. Posso dire questo con tranquillità, però è vero. Diciamo, l'M5S ha esercitato pressioni, diciamo, con strumenti abbastanza diversi, per esempio uno dei quali è un po' l'intimidazione. Sto pensando adesso a due casi: uno è il caso di Orfeo, il direttore del TG1, che è stato seguito e filmato da una troupe che poi era fatta da dipendenti del vostro gruppo parlamentare e diciamo accusato, e l'ultima su Vespa, contro Vespa, la richiesta delle dimissioni credo di Vespa, le accuse a Vespa perché ha rifiuta di adeguarsi al tetto degli stipendi. Ecco, in questo modo però l'M5, lei come Presidente della Commissione di Vigilanza si è sentito un po' a disagio rispetto a queste cose di M5S. Le dico una cosa di in più, fare due domande ad Orfeo, anche seguirlo nel senso fargli delle domande, è una cosa che non mi trova assolutamente d'accordo, quindi per me quella è stata una stupidaggine. Sì. Detto questo, su Vespa, che si definisce più artista che giornalista, sinceramente, perché non vuole aderire al tetto dei 2,40, lei pubblicamente per esempio ha dichiarato: se si deve aderire al tetto dei 2,40 io rimarrò in azienda ed aderirò. Però e io difendo difendo il diritto di Vespa di definire la sua professione in questa RAI differentemente. Può definire
il suo status, la sua opinione. Può definirla differentemente, può definirla come lui vuole, ma se c'è un tetto da applicare lo applichiamo a tutti. Io ricordo che in questo momento la RAI rispetta il tetto dei 240.000 euro, mentre prima questo tetto non esisteva. Con grandi battaglie, con grandi lotte anche sulla trasparenza, perché oggi per esempio trova gli stipendi questo di tutti i dirigenti, dei curriculum sul sito della RAI, mentre prima non esistevano, anche questa è una battaglia che la Commissione ha vinto. Noi dobbiamo adeguarci a quelle che sono le leggi, 2,40 per tutti, poi Vespa può fare la sua battaglia legittima, però 2,40 per tutti. Va bene, al prossimo DG richiederete l'applicazione di questa legge dello Stato, perché per esempio Freccero, che è stato indicato da voi, cioè ma che sicuramente è indicato da noi, indipendente, eccetera, su questo ha un approccio diverso. Ma anche Freccero, quindi, su questo, ma anche altri hanno ragione, perché non è sempre sì o no, tutto bianco, tutto nero. Sì. Fino a questo, quindi c'è un danno sul, in particolare la parte artistica per la RAI, parliamo, il tetto degli stipendi. Parliamo di trasparenza. Noi oggi abbiamo un conflitto di interessi che avviene solo in RAI, per esempio la BBC non avviene, che i manager delle star sono anche produttori di trasmissione e magari spesso sono collegati ai capi struttura e quindi negli anni si sono creati delle zone d'ombra laddove proprio ci sono quei contratti artistici. Risolviamo questi problemi e allora piano piano si può anche rivedere il tetto. Ho capito, va bene, questo mi sembra. Senta, visto che lei non ha fiducia nel fatto che si ascolterà la sua richiesta di una figura super partes che gestisca in particolare, come DG che gestisca in particolare le elezioni. No, fiducia, ma la speranza è l'ultima a morire. La speranza è l'ultima a morire. L'altro strumento che la Commissione di Vigilanza ha per, diciamo, vigilare in campagna elettorale sulla RAI è la par condicio. È una cosa che noi conduttori odiamo, perché naturalmente la par condicio è la morte delle news, perché la par condicio e la par condicio, le dico ancora di prima, più, fatta, è odiosa, eccetera, come eccetera. Sistema. È odiosa come ma sistema. Nasce per contrastare Berlusconi, esatto. Allora, era nata all'epoca che era, sì, proprietario, certo, di televisioni e di telegiornali. Io sono quindi contraria alla par condicio fin da allora, infatti la prendo più o meno come si prende una medicina, però è uno strumento, insomma, ripeto, perché non è flessibile, è uno strumento. Quando noi facciamo però, leggi di, diciamo, questo tipo è perché non crediamo, ecco, alla responsabilità, esatto, dei, allora, direttori dei telegiornali, questa è la verità. La mia domanda è, se non si nominerà una figura super partes, sì, come la volete, voi interverrete come Commissione di Vigilanza a scrivere un regolamento più stretto sulla par condicio nelle prossime elezioni? I regolamenti della Commissione di Vigilanza, le delibere che poi danno il via alla par condicio, esatto, devono comunque muoversi all'interno della cornice della legge 2000 della par condicio, certo, nazionale. Certo, però può essere interpretata in maniera più stretta e più larga, per già, esempio, no? Noi già più volte abbiamo lavorato affinché il sistema all'interno della delibera della vigilanza fosse migliore. Questo è un qualcosa che dovremmo vedere con tutte le forze politiche all'interno della Commissione, ma io non credo alla rigidità estrema, io credo sempre di più alla responsabilità delle persone e delle persone che in quel caso fanno i direttori dei telegiornali, che devono rispettare per forza il pluralismo politico dell'informazione, perché se non lo rispettano dovrebbe intervenire l'Agcom, allora tu fai gli esposti all'Agcom, ma l'Agcom di nomina politica e dentro magari ci sono gli amici di Berlusconi, gli amici del PD e quindi magari archiviano l'esposto. È un paese che funziona così, in conflitto di interesse perenne. Come presidente della Commissione di Vigilanza, lei non chiederà un'ulteriore militarizzazione della par condicio? Assolutamente no. Assolutamente no. Vabbè, questo mi fa assolutamente piacere, anche perché insomma poi la par condicio viene applicata solo a noi. Io non ho mai lavorato sulla militarizzazione di niente, ho sempre lavorato con gli esempi, con gli atti, col dialogo e cercando di far capire che è meglio per tutti scegliere una strada piuttosto che un'altra. Senta, oggi sul vostro blog si sta votando, siamo in chiusura, devo sì, fare si sta un votando paio di sulla, politici, si sta sulla votando legge sul elettorale, modello elettorale, sul elettorale. Sì, sulla legge elettorale. Sì. Noi non sappiamo, però il fatto non sappiamo i risultati, ci sapremo forse stasera o domani. Sì, penso però, sì, insomma, il fatto stesso che abbiate sottoposto a domande è un atto molto importante, sì, perché però il modello, sì, tedesco, a me sembra che insomma se si dice sì voterete di fatto con insieme a Berlusconi e Renzi. No, voteremo insieme agli altri parlamentari su una legge elettorale. Non so se ho un minuto per dire una cosa. È dal 2006
al 2017 che la classe politica, i partiti politici hanno elaborato due leggi elettorali, il Porcellum, schifoso, incostituzionale, e l'Italicum, fatto da Renzi, solo per la Camera dei Deputati, perché pensava di vincere il referendum. L'Italicum è incostituzionale, ha perso il referendum e ci troviamo oggi in pratica senza legge elettorale per colpa di Matteo Renzi, un irresponsabile matricolato. Questa è la verità. I responsabili matricolati. Adesso dobbiamo fare neanche ad un anno dalle elezioni una legge elettorale veloce, e noi stiamo chiedendo ai nostri iscritti se andare a parlare in quel modo, magari sul sistema elettorale, in commissione, quindi anche questo è un atto incredibile, in nodi particolari politici, in momenti così delicati. Vabbè, chiediamo insomma, a tutti gli iscritti un'opinione, questa lo è democrazia farete, diretta. Sì, però lo farete, diciamo, quindi se loro dicono di sì, voterete con Renzi e Berlusconi per responsabilità nazionale. Siamo proprio all'inizio per responsabilità di avere una legge costituzionale e una legge che sia fatta negli interessi del Paese. Questa è una legge però che difficilmente, se poi, diciamo, Noi abbiamo chiesto anche oggi in voto, cioè, ci sono meccanismi di governabilità. Vedremo poi in commissione cosa succederà. Sì, voi avete chiesto un premio. Questo un premio è del 40%. Sì, questo è diciamo, obbligatorio perché voi votiate o no? No, non ci applicheremo su questo, però in commissione dobbiamo iniziare un lavoro che è importante, responsabile soprattutto. Va bene, io la ringrazio e spero che ci abbiano seguito i nostri spettatori, perché siamo andati un po' sul tecnico, però dopo tanti anni di discussione della RAI. A proposito, sì, c'è l'8 giugno uno sciopero nazionale dei giornalisti della RAI. Lei pensa che sia bene o male che i giornalisti si mobilitino su questi temi? Se c'è una mobilitazione su temi importanti è chiaro che vanno sempre bene. Scioperi o mobilitazioni non c'è alcun... è una scelta sindacale, una scelta dell'azienda, va e va bene così. Va bene, grazie mille, grazie a tutti per averci seguito. La puntata la potete, come al solito, riseguire stasera un poco prima dell'una. Ci vediamo domenica prossima. Grazie, buon pomeriggio. Presidente. Arrivederci.